Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andremo a provare la Tiger Hyperstorm, la penultima Tiger delle Hyper. Infatti non in questo, ma poi con l'ultima Tiger Hyper faremo il confronto con tutte le altre tre, così che si conta comunque la categoria dedicata alle Tiger Hyper. Poi se che in futuro ne escano altre, me lo auguro. Questa è la lattina, chiaramente adesso cambierò impotatura e andremo nei dettagli della lattina. Ok, rieccomi qui. Qui abbiamo la lattina. Sempre sopra abbiamo scritto Zero Sugar Added, Power is Back e nient'altro. Tiger Hyperstorm. Qui è la lattina di 500 ml. Si è aperta la porta per il vento. E allora, energetica sempre, gassata alla frutta aromatizzata. Questa dovrebbe essere al mango. Gassata frutta aromatizzata al mango con aggiunta di caffeina e vitamine. Quindi dovrebbe essere tendente di più al gusto di mango. Quindi dovrebbe essere buona. Forse questa potrebbe meritare il 10, speriamo. Altre caratteristiche: qua abbiamo i disegni, chiaramente c'è l'adesivo. L'etichetta ho deciso alla fine, se riesco col tempo, di staccarle tutte anche dalla lattina che già ho preso. Chiaramente. Col tempo evitando di fare danni. E niente, però ovviamente per i video le lascio le etichette e poi le toglierò col tempo. Allora, dopodiché qua abbiamo il disegno di un teschio. Penso che neanche nelle altre due c'è una specie di teschio. Sembra proprio un pirata, visto che ha il cappello da pirata, tipo. E nient'altro, qui sono descritte in polacco. Adesso andiamo verso qua sopra. Sì, diciamo che è molto tendente infatti pirata, tendente ai pirati questa Tiger. Qui altre scritte, ma sbaglio. No, ma mi pare che questa è una specie di illustrazione in polacco. Cioè, se questa cosa è vera, dovrò rifare le copertine delle altre Tiger Hyper che ho portato, perché sembra che ci sia un'illustrazione qui. Chiaramente dopo che toglio l'etichetta, vabbè, chissà le copertine le rifarò in futuro, perché sembra che c'è scritta un'illustrazione, Gazo Weni, come le mostre praticamente. Allora, non pensa che anche le Tiger, qua c'è una piccola bozzatura, ma niente, di che, tranquilli. Non pensavo che anche le Tiger avessero l'illustrazione, questa per me è una sorpresa, chiaramente. Perfetto, linguetta qua con sembra scritta col logo della Tiger e qua nient'altro. Va bene, adesso la mia incollatura ne andremo ad aprire e provare. Ok, in caso comunque, però praticamente non so se vedete una copertina già fissa oppure no, perché chiaramente se c'è l'illustrazione in tutte e tre le Tiger, sembra essere sporca. Che cosa è successo di qua? Me ne sono accorto adesso. È tipo sporca, ma ci darò una bella pulita qua. Dicevo, se ci sono veramente delle illustrazioni scritte come le Monster, poi chiaramente dovrò rifare le copertine di queste e delle altre due Tiger che ho già portato Hyper, con ovviamente il posto con tutte le illustrazioni scritte poi tradotte in italiano dal polacco. Chiaramente devo trovarle su internet perché diciamo che non è che è facile tradurre le scritte poi. Va bene, adesso andiamo ad aprirla. Come sempre, provo olfattiva. Ok, allora molto simile alla mostra dall'odore, però da tutte le mostre che ho bevuto, qui il mango si sente molto di più dall'odore, quindi potrebbe esserci un concentrato un po' troppo alto o esagerato di mango. Stiamo a vedere, vediamo il colore se è tendente come magari la mostra è una delle mostre Juice. Sì, chiaramente Simo. Oh, sta cadendo tutta. Ma che cavolo. Ok, stava cadendo un po'. Meno male che metto sempre qua un tovagliolo. Come dicevo, il colore è molto simile alla Monster, quella Juice. Per me potrebbe essere identica a quella. Praticamente se sarà identica dovrò dargli un voto più basso. Se invece ci sarà un po' di differenza, magari potrei dargli il 10, vediamo. Allora, l'impatto sembrava molto più gasata da come l'ho versata, invece non è tanto gasata in bocca. Ne metto un altro po', visto che il bicchiere è sempre piccolo.
Stop. Allora, è molto simile alla Monster Juice. Forse ha un concentrato di mango un po' più alto, però non è sgradevole, devo dire. È sempre ben bilanciato, anche se un po' si sente un po' di più. È meno gasata, quindi c'è differenza rispetto alla Monster. Non trovo peculiarità, devo dire che la trovo ottima. Quindi posso tranquillamente dare a questa Tiger Hyperstorm 10 su 10. Lo merita perché, ripeto, non trovo peculiarità. La trovo veramente ottima. Si sente un po' di più il mango rispetto alla Monster, ma non è che dà fastidio, ma è sempre bilanciato, devo dire. Forse come sempre c'è quel dolciastro un po' in più rispetto alla Monster. Ed è un po' meno gasata, inspiegabilmente. Cioè, mi aspettavo pure gasata come le altre, invece è un po' meno gasata. Cioè, in bocca, ripeto, quel che sento in bocca rispetto ad altre bibite gasate che vi ho già portato. Quindi secondo me è ottima, è fatta bene. Quindi tranquillamente posso dare il 10 su 10 a questa Tiger Hyperstorm. Quindi 10 su 10 Tiger Hyperstorm. Dove potete trovarla? Nelle macchinette. Molto spesso la mettono nelle macchinette qua a parte Nico, dove sto io, oppure ad Arkham. Principalmente molto di più si trovano le Tiger ad Arkham in questi mesi. Quindi ad Arkham facilmente potete trovare questa, ma anche le altre Tiger Hyper. Qua a parte Nico raramente le mettono, forse ultimamente ce n'è solamente una. E niente, quindi se questo video vi è piaciuto mi lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!